Ciao a tutti, quest'oggi degusteremo il prosecco nella versione frizzante. E chi meglio di Roberto, figlio di Anna e terza generazione della famiglia, può spiegarci questo metodo differente di produzione rispetto agli altri proseccchi? Certo, allora questo prosecco che noi andremo a degustare è un prosecco frizzante, perciò sostanzialmente vinificazione e presa di spuma è identica, cambia il fatto che ha diciamo meno atmosfere il prodotto in sé, perciò deve restare sotto le 3 atmosfere, è un frizzante. E come possiamo vedere nella versione 750 ml, Quindi la bottiglia viene chiusa con la legatura a spago e il tappo raso. il tappo si differisce rispetto agli altri spumanti che solitamente sono a fungo in un tappo completamente diverso. Tappo diverso e viene, diciamo, avviene questa legatura a spago manuale tipica, tipica della zona nostra qui di Treviso. Certo, ho visto anche questi simpatici formati. Certo, abbiamo voluto anche, diciamo, proporre questo vino nel formato da 200 ml, tappo a vite molto pratico, un 200 ml che sostanzialmente corrisponde a 2 calici, ecco. Ok, se si è da soli. Ci si è da soli. Ma mi è incuriosito, passerei all'assaggio. Tanto questo bel impatto visivo che incuriosisce, le bollicine differenziano anche rispetto ai metodi di rifermentazione in autoclave, come il Charmat, quindi nei vari prosecchi DOC e poi anche nei Conegliano Valdobbiadene. Ma quello che secondo me differisce maggiormente è proprio la parte olfattiva. Quindi queste note di erbette aromatiche, questa albicocca che si alterna a pane dolce e questa nota che ricorda quasi, quasi il fieno. Mi dicevi che appunto la pressione qui è inferiore. Inferiore, sì, è inferiore. Per legge devi stare sotto le 3 atmosfere, quando per uno spumante normalmente sei attorno 5-5,5 di atmosfere. La bollicina qui è molto delicata, Sì, delicata. potremmo definire quasi petillante, quindi Sì. molto molto delicata, un calice sì effervescente ma estremamente fine, queste note di albicocca che si alternano, queste fragranze di pane e il tutto chiude secco, tutta questa sua bella freschezza, tutte queste durezze riescono a equilibrarlo al meglio. Equilibrarlo sì, anche perché comunque essendo meno spumante, ok? Questo suo tenero zuccherino lo rende comunque molto ben bilanciato Chiaro, condivido. e non troppo secco né troppo dolce, ecco. Lo vedo benissimo a tavola con un classico tagliere di pane con un po' di soppressa oppure un po' di coppa vicentina o anche del semplice salame, insomma, proprio da far condivisione e tradizione Certo. alla nostra. Salute.